Ciao a tutti, oggi mi trovo qui all'edicola, di fronte all'edicola, il monumento, e l'edicola di Barbara e Roberto, e è il 18 mi sembra, aspetta fammi vedere, un attimo fammi accendere il cruscotto, così vedo un attimo che avaria luce, vedi, avaria luce, retronebbia, avaria luce. Sono le 12:20 minuti, mi fa avaria come sempre, come tutti i giorni, e fra poco mi farà la data e i gradi. Oggi è il 19 settembre, lunedì 2022, capito? Il 19 settembre. Ecco, adesso saluto a Carlo. Ciao Carlo. Il 19 settembre fa 24 gradi, ieri era arrivata la temperatura a 20, a 34, a 34, guarda Carlo come tribola, vedi, guarda come tribola puretto, povero Carlo. Vedi, gli si è storte tutte le gambe e c'ha l'artrosi deformante molto, molto forte, capito? Molto, una malattia molto, molto incisa. E lui è anni e anni che tribola, puretto. Carlo era un amico di zia Mimmi, buonanima. Eterno riposo, dona zia Mimmi, Signore, risplende a lei la luce perpetua, riposi in pace, ame. E oggi, in questo momento fa 24 gradi, però è molto caldo e umido. E adesso la temperatura tenderà a sbassarsi, ma dopo si alzerà. Succederà un fatto che adesso sembra che è arrivato l'autunno, sta arrivando l'autunno, freddo e tutto, però dopo aumenterà un'altra volta, ritornerà il caldo un'altra volta, molto afoso, e poi ritornerà il freddo, poi il caldo, in alternanza, capito? È tutto modificato chimicamente il clima, quindi un giorno è imprevedibile, un giorno è caldo, un giorno è freddo, de notte è freddo, de giorno è caldissimo, capito? Dipende, tutto dipende. E le leggende napoletane, metropolitane, cosa dirò, le leggende napoletane ci sono, però le leggende metropolitane ce ne sono tante, per carità, però la maggior parte di ciò che noi pensiamo e siamo convinti che sono leggende, sono invece fatti accaduti realmente. Adesso io comunque mi metto, mi vorrei a spostare con la macchina, aspetto un attimo che Carlo va via e mi sposto là con la macchina, perché c'è l'ombra. Carlo si è pugiato lì, adesso accende la macchina e va via. Poro Carlo, l'amico di zia Mimmi, buonanima. Adesso mi piazzo là che c'è l'ombra, vediamo un po', c'ha la Matiz lui, Chevrolet Matiz. Ecco, adesso appena si sposta mi sposto pure io. Ecco che sta arrivando l'ombra davanti alla tabaccheria, vedi? Le notizie, guarda le notizie, guarda. Droni, sub e ruspe per cercare il piccolo Mattia. Inchiesta sull'alluvione, filmati gli origini dei fiumi. Le carte sciocche, case e ponti a rischio, si sapeva tutto. Vedi? Adesso scappa fuori la verità, però prima ci deve scappare fuori i morti, poi scappa fuori la verità, che praticamente l'alluvione che c'è stata è successa più che altro, certo, per una ragione artificiale, per una ragione artificiale, non era naturale. Però c'è da dire che adesso la causa dei morti è soprattutto non solo l'acqua che doveva scendere sei mesi, in sei mesi è scesa in due ore e mezzo, non solo, ma è soprattutto anche diversi fattori, un po' i verdi perché hanno vietato
la presa della legna giù lungo i fiumi. Non si può piare la legna, se no è reato. Non si può tagliare la legna, se no se te ci becca ti fanno una multa che non finisce più. Quindi non si può ripulire i fiumi da piare la legna dai fiumi, perché è vietato, è reato, perché i verdi. Io non sono contro i verdi, anzi, sono a favore di coloro che tutelano l'ambiente. Sono a favore. Te non guardare la schiuma da barba che la consumo troppa, è contro l'ambiente, tutte queste cazzate, tutte cazzate quelle che pensi. Io sono a favore di coloro che tutelano l'ambiente, però sono a sfavore, sfavorevole ai verdi che vogliono, che è vietato, hanno vietato il prelevamento della legna giù il fiume. Negli anni 80 non era vietato il prelevamento della legna, ci andava zio Mario a pià la legna giù il fiume. Se tutti erano. E se non era vietato, tutti, chi è che c'ha il camin, andava a pià la legna sul fiume gratis, andava a lavorare, puliva gli alberi e tutto. A st'ora tutto quel macello lì e quel ponte non si tappava niente, defluiva tutta st'acqua e non succedeva la morte di tutte queste persone purette. Quindi non damo colpa a Dio, la causa dell'uomo che non ha fatto le cose giuste, come sempre. Gli sbagli, noi ci sfogamo contro Dio, in realtà ci dobbiamo sfogare contro di noi stessi. Poi il fattore chimico, ovviamente si sa che c'era più di 100 velivoli nel cielo che hanno sparso l'aerosol e che ha creato la bomba d'acqua. Lo sapemo, si sa queste cose, solo che non se vuole né crede. Si dice che sono leggende metropolitane dell'irrorazione chimica nel cielo. Hanno passato un'irrorazione allucinante, io l'ho ripresa il giorno prima. Allucinante quell'irrorazione lì, io l'ho ripresa il giorno prima e avevo detto proprio: qui o ci scappa una bomba d'acqua oppure non piove. Il giorno dopo c'è stata una bomba d'acqua. Più bombe d'acqua localizzate. Era localizzate e c'è il filmato online su Telegram. Su Telegram si può mettere, ma su YouTube non si può mettere perché è vietato. Però c'è il filmato delle traiettorie dell'irrorazione chimica. Dov'è che ha irrorato? Ha irrorato nelle Marche proprio per, insomma, soccombere e per sbassare le difese alle persone che abitano qui, quindi ci faranno anche in altri posti localizzati. Però mi dissocio e lasciamo perdere, cerchiamo da di che è leggende metropolitane per imboscare sempre la realtà dei fatti. Imbosciamo sempre la realtà dei fatti, ma quando vivemo veramente senza veli sugli occhi? Quando vivemo senza veli sugli occhi? Noi siamo ciechi e non vogliamo vedere. Quando il cielo è grigio e bianco, è tutto bianco, ovattato, sappiamo che la bomba d'acqua oppure la distruzione è vicina. Quindi è creata, è stata escogitata e creata per abbassare le difese dei popoli. Quindi non solo quello, dopo c'è il problema che i Verdi hanno, come posso dire, fatto delle leggi molto non idonee, non si può andare a tagliare la legna giù i fiumi. Tu pensa, perché costa poco la legna comprarla ante il negozio, allora potevo capire, ma siccome costa l'ira di Dio con la legna, costa un macello la legna. Ma perché sa legge non viene eliminata così la gente ripulisce la legna dai fiumi, che è pieno di roba? C'è stata tutta questa siccità e poi la siccità non è stata risanata, nel senso non è stata eliminata questa siccità, c'è ancora, perché l'alluvione non è che elimina la siccità. Quindi i fiumi adesso un'altra volta secchi completamente. Quindi siccome i letti è secchi dei fiumi, nasce la legna, nasce le piante, nasce tutto quanto. Non è ripuliti. Viene stanziati migliaia di euro, ma non vengono puliti sti fiumi. Le istituzioni non fanno un cazzo, piene i soldi dai poveri contribuenti, facendo sempre multe, contromulte, autovelox, se parcheggi tutti a pagamento, vai all'ospedale, devi pagare il parcheggio, te sta male le persone, devi pagare pure il parcheggio. Vedi, quello andava a 100 all'ora, eh? Andava a 100 all'ora per, vedi, la canzone De Morandi.
Allora te voglio dire, no? Lì c'è il 50 all'ora, se no il 40. Adè, però, per dite che i Verdi hanno, hanno abolito la raccolta di legna giù il fiume. Quindi questa è una legge ingiusta, perché la legna bisogna raccoglierla giù il fiume, in modo che giù il fiume rimane libero, rimane spoglio, rimane pulito. I fiumi devono essere puliti. Dopo il governo stanzia dei soldi che dopo se li mangiano le istituzioni per pulire i fiumi. Dove ha finito tutti questi quattrini? I fiumi sono stati puliti? No, c'è scappati i morti. Adesso, siccome c'è scappati i morti, puliscono i fiumi. Allora i soldi di prima dopo li usufruiscono per pulire. Ma se non c'è scappa i morti, non fanno niente. Quindi c'è il fattore metropolitano, no? Tanto è una leggenda metropolitana dell'irrorazione. Dai, andiamo avanti così, andiamo avanti con gli occhi chiusi. Hanno irrorato lì, si è formata tutta quella chimica, tutto quel vapore acqueo, tutto chimico, un macello, è venuto giù tutto il diavolo, è venuto giù, è morta la gente, perché tanto è venuta giù una piena immensa, di 4-5 metri di piena, anche di più, perché si è gonfiato il Misa, si è gonfiato pure di più dei lati delle sponde della muretta, dove è che te pugiai per vedere il fiume. Ma è un'esagerazione d'acqua, è venuta giù tutta dalla valle, perché la terra, quando è tanti mesi che non riceve più l'acqua, se chiude, se sigilla, la terra si indurisce talmente tanto che l'acqua dopo, se viene giù un sacco d'acqua in un attimo, se riversa giù in 2-3 ore, fa l'acqua dei 6 mesi, dopo quella scivola, fa l'effetto impermeabile. È ovvio che è venuto giù tutto, c'è scappati i morti. Col poro bambino lì cercano da ritrovarlo, ma non lo trova neppurino. Quello è andato giù la sbocca in mezzo al mare, ormai si è disperso, è stato mangiato dai pesci. Cosa ci capisci, purino? È piccolino, c'è poco da puretto. Poro bambino, pora famiglia, soprattutto la madre mi sa che c'ha il dolore, che non è allucinante, un dolore allucinante. Chi se la sfoga la madre? Contro Dio. Contro Dio, perché almeno sa che si può sfogare contro Dio, ma in realtà non si può sfogare nemmeno, cioè se sfoga ci piange e tutto, però con chi si sfoga? Contro Dio? Dio non c'entra niente, Dio non c'entra niente, questa è la cattiveria delle creature che hanno creato questo scompenso chimico nell'aria, che ha prodotto una bomba d'acqua disastrosa, micidiale. E nello stesso tempo le leggi ingiuste, da non prendere la legna giù il fiume, ha tappato i ponti e dopo ha defluito l'acqua sopra la città e ha combinato i guai neri. Quindi è grave, grave questa situazione. Oh. Noi mettiamo sempre colpa di Dio, ma non è colpa di Dio. Qui la causa primaria è delle creature ingrate contro l'amore. Quindi adesso recitiamo il Santo Rosario, però te devo dire una cosa, mi devo spostare pure dal posto nel 2 che era Carlo, mi devo spostare e devo venire qua perché c'è l'ombra, ecco, così sto qui sotto, non do fastidio a nessuno, c'ho l'ombra, mi copre, perché oggi è caldo molto afoso, capito, caldo umido, afoso, e quindi te voglio dire che te fa vedere questo biglietto, però di sfuggita, questo qui è il biglietto, però non te fa vedere i numeri, perché sennò te li vai a giocare, vinci, io non vincio, se te li fa vedere dopo io non vincio, infatti non ho vinto mai perché l'ho fatti sempre vedere, quindi mi do la zappa tra i piedi da solo, come ho fatto sempre. Allora, praticamente questa giocata prelude una vincita, ci potrebbe essere, di 279 milioni di euro. Se vincio questa vincita, guarda, quella ha bestemmiato perché mi sono messo qui sotto che doveva passare, però siccome non c'ha un aereo, allora c'ha una scatola di lucido, poteva passare tranquillamente senza bestemmiare Dio. Vedi, c'è, se sfoga contro Dio inutilmente. Allora, se vincio questo super enalotto, io aiuto a te, aiuto a me, aiuto a mia madre, mio padre, a mio figlio, mio nipote, a tutti, a mia sorella, a tutti aiuto, compreso te, anche se mi odi, non mi sopporti, però io ti aiuto, lo so che non mi so se può le mette qui, però fammi ce mette, lor signore, ma guardate un cazzato nero quello. Allora, praticamente io ti aiuto,
allora prega affinché vincessi il Supernalotto. Te direi come? Sei sacro, sei un santo, dopo te pensi i soldi che è lo sterchio del demonio, primo non so santo, secondo non predico, quindi te mi dici predichi bene, rozzoli male, no, io non predico, non è che predico, sai chi è che predica? I preti predica, io non so un prete, io non so né santo né predico. Io cerco da far prendere consapevolezza di quanto siamo amati da Dio e non dall'uomo. Tra di noi ci dovessimo amare tutti quanti, però non siamo amati, tra di noi non ci si ama, perché se noi ci pensiamo bene, quante cattiverie si fa tutto un continuo, basta, quanto odio c'è tra l'uno e l'altro, quanto odio. Allora, il governo ha finanziato l'alluvione, gli alluvionati ha finanziato 5 milioni di euro, però ha finanziato 1 miliardo e 300 milioni di euro per la guerra. Ti rendi conto? 1 miliardo e 300 milioni di euro per la guerra e ha finanziato 5 milioni di euro per gli alluvionati. Cosa significa? Che è importante più la guerra, perché c'è il business. Tu pensa come siamo messi, no? Signori, ragazzi, come siamo messi? Che coloro che ci comandano finanziano i miliardi per la guerra, e invece i milioni, pochi milioni, giusto il contentino, per gli alluvionati. E ci dicono che stanno in grave crisi finanziaria, che c'è il debito pubblico. Ma chi lo danne d'intende? Noi ci credemo pure. Siamo proprio abbindolati. Allora, diciamo il... Adesso lo sai cosa faccio? Ma mi mangio? Mangio questo dolce. Guarda che bello, guarda. Guarda che è tutto pieno di crema. La spogliatina. C'è il dottore, c'è. Il dottor Chang è andato oltre. Cos'è, vegano? Sei andato a copiare la frutta? Faccio uno spuntino un attimo, poi recitiamo il Santo Rosario e la coroncina. E ricordate una cosa, che se vincio il Supernalotto io ti do 50.000 euro a te, dopo non mi odi più dopo quei soldi. Ciao Barbara. Quindi ricordate, Barbara è la moglie di Roberto, il tabaccaio. Mi saluta perché è gentile e ci vado spesso. Però no per comprarmi le sigarette, eh. Ci vado per piare i sacchetti, per piare le buste, per piare i francobolli, per smarcare il Supernalotto. Per caricare il telefono. In tabaccheria ci si va per tante cose. Tempo fa lo usavo la tabaccheria, ci andavo per pagare le bollette. Mi è piaciuto un bel po' questo dolce, mamma mia. Gesù proteggimi, perché ogni volta che mangio qualcosa di buono, che me lo gusto proprio, dopo mi succede una disgrazia.
te sei contento e contenta. Però no, non dobbiamo essere scontenti, eh. Non dobbiamo essere infelici del male, del bene degli altri. E fammi bere un attimo. Non dobbiamo ridere con chi piange, ma dobbiamo piangere con chi piange, ridere con chi ride, una volta per tutte. Poi ricordati che se io vinco il Superenalotto, un'altra volta te lo dico, è un disco che gira, te l'ho detto tante volte, ma guarda che io ci vado a fare, io so de parole, non è che dico una roba e non è quella, io dico una roba e quella. Quindi se io vincessi il Superenalotto, a te te do 50.000 euro, anche se me odi, così dopo diventi in amicizia per i soldi. Tova, per te, eh? Per te che mi segui lo stesso anche se me odi. Io non capisco per quale motivo se deve seguire una persona anche se viene, se è odiata. Io non ho capito mai, guarda, io come fa la gente che odia a seguire la gente che odia? Come fa? Com'è possibile? Io non so il tipo così, io non è possibile, capito? Io mai seguirei uno che mi stante il cazzo, oppure lo odio, capito? Io, a parte che non odio nessuno, non è perché non è che so santo, non è che so santo, però non odio nessuno, non la fo odia, manco il più nemico mio. Manco a Iperione, a Giva, non odio nessuno, anche se mi ha fatto tanto del male e mi sta facendo tantissimo del male. Pure Mattia, poi tanti altri, no, che mi hanno fatto tantissimo del male e me lo stanno facendo tuttora. Dopo altri nomi che non posso citare, perché sennò dopo capirai, cominciano a fare i video tutto un continuo contro di me. Quindi basta che dico un nome che già a posto si scatena l'inferno. Allora è meglio non nominarli manco. E le sanguisughe mai hanno nominarle, però io te do i quattrini, eh? Così se io te do i quattrini diventi amico o amica mia, amico, amica, le amiche meglio di no, gli amici sì, gli amici, però è amici per interesse, però è meglio un amico per interesse che un nemico, che un nemico. È meglio amico per interesse piuttosto che un nemico. Quindi è bene che vincessi questa somma, quindi prega il Dio che mi facesse vincere questa somma, sia per il bene tuo e sia per il bene mio. Però te non vuoi il bene mio, quindi non pregheresti mai che vincessi. Però se io vinco, si tratta del bene tuo, quindi prega affinché per il bene mio avviene il bene tuo. Se non viene il bene mio, te sarai sempre disperato e romperai sempre i coglioni a me. Però se a me mi capita una vincita, dopo non mi romperai più i coglioni, perché io ti darò i quattrini e con i soldi dopo tutti amici per interessi. Quindi adesso scusa la parolacce, iniziamo adesso il Santo Rosario, la coroncina, e chiediamo la protezione al Signore Dio Onnipotente, chiediamo al Signore Dio Onnipotente la protezione, il suo patrocinio, e cerchiamo in tutti i modi possibili da volerci bene gli uni gli altri, a cercare il bene nostro, il bene per noi, il bene per gli altri, eh? Il bene, non il male. Cerchiamo il bene. E te, se te stonte il cazzo, cerca il bene mio in modo che io te posso fare del bene. Però se te sto antipatico non posso pretendere che tu me vuoi il bene, non posso pretenderlo, mi contraddico da solo. Quindi, come non detto, che te devo dire? Continua a cucì come fai, continua a perseguitarmi, continua a rompermi i coglioni, continua a odiarmi, però dopo vai a finire all'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti, dove per l'eternità sarai nel pianto per sempre. Quindi non vale la pena, non conviene. Conviene invece che me vuoi bene e preghi per me affinché vinco il Superenalotto, in modo che dopo te farò sta bene a te. Quindi se me vuoi seguire ancora tutto un continuo e me vuoi ancora rompere i coglioni, però seguimi, ma
basta a voler il male, perché se tu vuoi il male a me, io vado a finire male, non te posso aiutare, capito? Te contraddici pure te, da solo e da sola. Quindi cerchiamo da volerci bene gli uni gli altri. Volendo il bene degli altri, gli altri ci possono fare del bene a noi. Non l'hai mai pensato te? Non per convenienza, ma proprio perché è un bene reciproco, come in montagna. In montagna, nelle strade de montagna, si deve assolutamente salutare le persone. Nei sentieri lunghi o corti si deve salutare sempre le persone, perché se a te ti succede qualcosa la persona ti può aiutare. Quindi se saluta per grazia, per una cosa di gioia, per felicità, perché te, quando tu saluti una persona, quella ti ricambia, ti dà l'energia. Allora se saluta per interesse, sembra, però non è proprio, sì, se tu ti succede qualcosa ti può aiutare, ma può aiutarla anche tu quella persona, non è detto che per interesse solamente. Sarebbe bello a salutarci in tutti i posti, in tutti i luoghi a salutarci. È una cosa bellissima, una cosa bellissima. Quindi è una grazia grande, che se noi ci salutassimo tutti dappertutto ci si può aiutare a vicenda, hai capito? È così, ecco. Per cui è importante capire questo. Ciao Barbara, ciao. E niente, e quindi la simpatia, la gentilezza, il sorriso, il saluto è molto importante, capito? È molto importante volere il bene degli altri. Quindi se noi volemo il bene degli altri, otteniamo il bene in noi stessi, otterremo il bene a noi stessi, hai capito? Quindi questo è il motore della vita, volere il bene degli altri, amare. Quindi se noi non amiamo significa non volere il bene degli altri, non amare significa non volere il bene degli altri, nemmeno di noi stessi. Se tu ami solo, o perlomeno te credi di amare solo i tuoi cari e non ami gli altri, non è vero amore, non te porta il bene di te, non ti porta il bene a te, ti porta solo il male, perché chiudi in un cerchio, in una campana di vetro, chiudi l'amore. Ma se tu lo espandi verso il prossimo, come ha fatto Gesù, allora creiamo amore a noi stessi e creiamo energie positive, vibrazioni alte. Perché Santa Teresa di Calcutta è conosciuta in tutto il mondo? Perché Giovanni Paolo II è conosciuto in tutto il mondo? Perché non si sono limitati all'amore dei propri cari, ma sono stati limitati ad amare tutti, all'unisono, come loro stessi. Quindi è diventati santi. Si diventa santi a non limitare l'amore a noi stessi, ai nostri cari, ma a illimitare l'amore, a renderlo illimitato. Come il contratto di fabbrica illimitato. Quanto era belli i contratti illimitati, no? Il contratto indeterminato, che sarebbe illimitato. Quanto era bello. Dai a faticace, il contratto fisso, a posto. Adesso tutti i contratti stupidi, a tempo, tutti i contratti che non servono a niente, capito? Contratti a giornata. Questi contratti fasulli. Tutti i contratti che il padrone ci specula, i quattrini. Adesso a parte che il padrone è tutti disperati, perché vedi che c'hanno i tassi allucinanti, le bollette, controbollette, non la fanno più col gas metano, arriva a 5 euro al chilogrammo, te rendi conto il gas metano? Queste piaghe gravi, grosse, tutta una speculazione, tutto deciso, è tutto stato stabilito per distruggere l'economia mondiale e per far rimanere le aziende più grosse. Quindi lasciamo perdere questi discorsi e intanto andiamo a recitare il Santo Rosario con l'arma contro il demonio. E chiunque mi dice che il Rosario, mi hanno detto qualcuno, anche un amico mio, ma mi ha dispiaciuto un bel po' che è stato traviato dall'occultismo, che si crede che non è occultismo, ma chiunque dice, ipotizza che il Rosario sia un male, che perché non c'è scritto nella Bibbia, se credene che il rosario del demonio, se credene, perché state abbindolati dal demonio stesso, perché è il demonio che non vuole che si recita, allora dice che è del demonio. Il demonio fa credere alla mente
mentecazza che è del demonio il rosario. Invece non è del demonio. Il rosario è un'arma contro il demonio. E ce fa intendere che è del demonio. Apposta non ce lo fa recitare, apposta non lo recitiamo ogni ciù, perché ce dà fastidio, perché al demonio gli dà fastidio. Noi siamo abbindolati dal demonio e il demonio ce fa da fastidio a recitare rosario. Apposta non lo reciti mai, perché sei stata abbindolata e sei stato abbindolato da Satana, dal demonio. E il demonio ti fa credere che questo è del demonio stesso. Apposta, sei plagiata dal demonio, da Satana, e questo te vuole distruggere, te vuole disperare, te vuole fare perseguitare sempre alla gente che recita rosario tutto un continuo. Quante minacce di morte ci ho avuto per suo rosario? Te credi, le minacce di morte da dove vienene? Da dove provienene? Da Satana, dal demonio. Quindi il demonio gli dà fastidio tanto il rosario, e nelle congregazioni esterne della Chiesa del Papa dicono che, siccome non c'è scritto nella Bibbia, è del demonio. Ma è il demonio stesso che nelle congregazioni esterne dalla Chiesa Cattolica il Papa dice e mette nelle menti delle menticazzi che sono stati plagiati e abbindolati e anestetizzati e esternati dalla Chiesa del Papa. Anche se il Papa è quello che è, anche se i preti sbagliano e quello sbaglia, tutti i peccati, un macello, però il demonio ha messo nella testa che il rosario è del demonio. Quindi le congregazioni esterne, tutti i santi, gli unici che sbaglia il Papa, la Chiesa, i preti, solo gli unici che sbaglia quelli, il demonio ha messo nella testa queste robe qui. Apposta, negli ultimi tempi, nell'Apocalisse, sta scritto, nella Bibbia, sta scritto che quando verrà messa in croce del tutto la Chiesa Cattolica, sarà vicino il ritorno di Dio, che adesso ci troviamo nel terzo millennio, quindi due giorni, stiamo nel terzo giorno, 2000 anni è passati dalla morte di Gesù. La risurrezione quando è capitata? Dopo 3 giorni, il terzo giorno risuscitò. Quindi adesso il secondo giorno è finito, adesso siamo al terzo giorno, ritornerà Gesù dal cielo, perché è passati 2000 anni. Ogni anno, ogni 1000 anni è come un giorno per Dio. Per Dio è come un giorno 1000 anni. Quindi 2000 anni è passati, quindi 2 giorni è passati, siamo nel terzo millennio. Il terzo giorno, il ritorno di Gesù. Quindi non è una faccenda metropolitana, non è una illusione oppure una, come si dice, una leggenda metropolitana il ritorno di Gesù. Perché il ritorno di Gesù è imminente, non è una leggenda metropolitana. Io adesso parlo per chi è che crede e è sicuro al 100% che è una leggenda metropolitana, ma non è, non lo è, non lo è. Ritornerà Gesù, prima manda i suoi angeli, non per essere ammazzati, come hanno fatto da Sodoma e Gomorra. Ma oppure, come è venuto Gesù, chi l'hanno ammazzato? Non ritornerà più a farsi ammazzare. Ritornerà con grande gloria e potenza a risorgere i vivi e i morti e a giustiziare e purificare coloro che sono dannati contro l'amore. Saranno fusi. Quindi iniziamo a prendere consapevolezza e pensiamo che il rosario ce l'ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni dopo della scrittura della Santa Bibbia. Quindi nella Bibbia non sta scritto del rosario, però non è del demonio, perché la Madonnina Gesù è apparsa in tanti posti del mondo in questi 2000 anni. 2000 anni è apparsa e ha dato rosario ai santi veggenti, a quelli che c'avevano le apparizioni, i veggenti, le persone umili. Mica è apparsa ai dotti, ai lor signori, perché Dio è amore e umiltà, non è superbia. Quindi lasciamoci illuminare dallo spirito di salvezza, lo spirito di liberazione e guarigione da ogni malattia fisica, psichica e spirituale, e affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui.
E recitiamo rosario, andiamo a prendere i sacramenti, andiamo a pia la messa, andiamo alla messa, andiamo a confessarci. La confessione, la Madonnina, in tante apparizioni in questi 2000 anni, ha detto che la confessione è come davanti a un prete, che te confessi davanti a un prete, no, da per te non ti serve a niente, non è una confessione vera, non è una purificazione dell'anima imbastardita. Davanti a un sacerdote consacrato, e in quel momento il sacerdote è come se fosse Gesù di fronte a te. Il sacerdote di Gesù di fronte a te, il sacerdote in quel momento è rappresentante di Gesù, che una volta che te libera e ti assolve, Dio cosa fa? Toglie dalla mente del demonio i peccati nostri e ci purifica l'anima. E così non saremo condannati dal demonio. Il demonio non ci potrà più condannare una volta che noi ci siamo confessati. Non ci potrà più condannare né giustiziare. Quindi pensa quanto è importante la confessione. C'è tante persone che conosco che 20 anni che non si confessano più, chi 30 anni, chi 40 anni. Mio padre, quando io mi ero sposato, si era andato a confessare prima del matrimonio, obbligato da mamma, ma non è una confessione vera e propria. Però te voglio dire, dopo 40 anni, no? Dopo 40 anni, tu pensa all'anima, no? Se non si nutre un giorno l'anima, allora il corpo imbastardito, pensa se non si nutre un giorno, cosa diventa? Secco, rincignito, gli va via tutte le... l'umidità, i liquidi, capito? Siamo fatti quasi per il percentuale di liquido. Se non ci idratiamo un giorno, non bevemo per un giorno, alla sera siamo morti di sete. Non è che morimo del tutto, però dopo 2 o 3 giorni morimo di sete. Ce n'è pochi, solo quelli più resistenti vivono più di 3 giorni senza beve e senza mangiare. Pensa all'anima, quant'è imbastardita se non ci si confessa, non ci si purifica l'anima. Dopo tutti questi anni che non ci si confessa, pensa che schifo l'anima de merda che è. L'anima è una merda se non ci si prende i sacramenti. Quindi andiamoci a confessare l'anima de merda, così purifichiamo l'anima, e ci liberiamo da tutti i peccati schifosi che abbiamo fatto con la confessione. Così Dio cancella i peccati nostri dalla mente del demonio, che non ci potrà condannare né giustiziare. Quindi andiamo a confessarci, andiamo a pia Gesù Eucaristia, il corpo di Gesù Santo, che il sacramento dell'Eucaristia è la nostra salvezza, è la nostra unica ancora di salvezza. L'Eucaristia è importantissima per noi. Guarda come mi guarda incazzata nera quella là, perché mi ha visto con rosario in mano. Allora te voglio dire, l'Eucaristia è un tocca sana per la nostra anima, per la nostra salvezza. Quindi noi con il rosario, con i sacramenti, ci predestiniamo al paradiso. Non è che c'è bisogno di essere santi. Certo, se andiamo verso la santità, non limitando l'amore a noi stessi, ai nostri cari, se mettiamo l'amore illimitato, noi possiamo raggiungere il paradiso. Però ovviamente se non famo niente per migliorare noi stessi, forse andremo in purgatorio e dopo andremo in paradiso dopo migliaia e migliaia d'anni. Però dipende. Comunque vada, noi cerchiamo da fare del tutto per andare direttamente in paradiso. Non limitiamo il nostro amore su noi stessi, sui nostri cari, se ce l'avemo i cari. C'è chi è che non ce l'ha, quindi limita l'amore nel proprio egoismo personale, nel godimento fisico, sessuale, finisce tutto. Invece non limitiamo l'amore nell'egoismo, piamo i sacramenti, confessiamoci l'anima imbastardita, putrefatta, impestata, nutrimoci sia il corpo che l'anima, prendiamo i sacramenti, prendiamo Gesù che è la ricarica nostra, come se fossimo un carione scarico se non damo la messa, e poi e recitiamo rosario e la coroncina nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adesso invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi e su noi rimanga sempre, per intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Vieni Santo Spirito, manda noi dal cielo raggio della tua luce, vieni Padre dei poveri, vieni datore di doni, vieni luce di cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo.
Nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Allora, dopo dell'invocazione allo Spirito Santo per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, e recitiamo i misteri della gioia. Nel primo mistero della gioia, la Madonnina ricevette l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele che avrebbe generato un figlio, la Madonnina, e lo avrebbe chiamato Gesù e sarebbe stato il Salvatore dell'universo. Non solo del pianeta Terra, ma anche di tutto l'universo intero. Pensa che amore folle, un amore indescrivibile, una sorgente dell'amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso, nel secondo mistero della gioia, si contempla la presentazione di Maria a sua cugina Elisabetta. Quindi a 40 giorni, quando Maria era incinta di Gesù, Maria era giovane, no? E è andata a trovare la sua cugina Elisabetta, che era settantenne e era incinta. Quindi la Madonnina ha fatto 300 chilometri per raggiungere la cugina. Pensa, 300 chilometri in 3 giorni, 100 chilometri al giorno. Pensa quanto ha camminato per aiutare la cugina Elisabetta. Quindi chiediamo alla Madonnina, a Gesù, per intercessione di Mamma Maria, di aiutarci a risolvere tutti i nostri problemi materiali e spirituali e psicologici e fisici. Chiediamo tutto, perché Dio può tutto, noi non possiamo niente, quindi per Dio tutto è possibile. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, adesso meditiamo il terzo mistero della gioia, la cosa bellissima che è successa, è capitata, che Gesù è nato, quindi Dio si è incarnato per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debitori, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre... Ciao, Robert, è perché c'è l'ombra. Dopo vado via. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Quindi a 40 giorni dalla nascita i genitori di Gesù portarono il bambino Gesù al Tempio per benedirlo, come si faceva quella volta. Quindi chiediamo a Gesù di benedirci e di custodirci e di proteggerci per tutto ciò che sta per arrivare. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fammi spostare, sennò dopo mi rompene come Roberto. Guarda che mi guardano incazzati. Qui non si può mettere, però c'è tanto posto, capito? C'è tanto posto, allora me rimetto da un'altra parte, va. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda, è aumentata la temperatura, guarda. Guarda, Vedi, 29 gradi. È aumentata 29 gradi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Quindi i genitori di Gesù dopo 3 giorni ritornarono a Gerusalemme
e dopo 3 giorni l'hanno ritrovato lì dentro il tempio che predicava ai sacerdoti anziani, e Gesù aveva 12 anni. Quindi tutti rimasero meravigliati e stupiti per la sua intelligenza e sapienza, perché aveva 12 anni e insegnava ai sacerdoti anziani. Quindi ti chiediamo, Gesù, la grazia per intercessione di Mamma Maria di insegnarci e di farci comprendere che il tuo amore è folle, non è colpa di Dio se succede ste cose brutte, l'alluvione, le disabilità, le malattie, le cattiverie, l'ingiustizia. Ma perché permette questo il Dio? Perché è infinita misericordia, perché è infinito amore, ci ha donato un libero arbitrio da lasciarci uccidere gli uni gli altri, perché la libertà è amore. Uno pare che contraddice, dice: ma perché ci lascia liberi così da ammazzarci? Perché? Che amore è? Eppure l'amore non è costrizione. Noi abbiamo scelto la strada, abbiamo intrapreso la strada sbagliata, dove ci ammazziamo gli uni gli altri, soprattutto le istituzioni ci ammazzano. Quindi noi non dobbiamo mettere colpa di Dio, la causa primaria è delle creature stesse. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, Dolce Vergine Maria. Adesso ci affidiamo alla misericordia di Gesù, confidiamo in Lui per essere protetti e liberati dai castighi che incombe sul pianeta Terra. I castighi della purificazione, però, i giusti castighi, perché l'amore è giusta giustizia. Quando il pianeta viene contaminato, e inquinato e distrutto, la purificazione poi è inevitabile. Quindi siamo giunti a questo periodo della purificazione, quindi affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui
e con la coroncina della Divina Misericordia. Diciamo un Padre Nostro, un'Ave Maria, il Credo Apostolico, iniziamo la coroncina, affidiamoci e consacriamoci al suo e alla sua misericordia, al suo cuore. Gesù, confido in te. Sacro Cuore di Gesù, confido in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue e l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. Adesso cantiamo questo inno alle briciole, l'inno delle briciole. Tutti noi dovessimo essere delle briciole che cercano da far del tutto per amare, così ci erediteremo il paradiso. Tante briciole, un solo pane, tanti cuori, un solo amore, tante voci, una sola parola, Gesù, 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 Gesù. Vogliamo portare il Vangelo nel mondo intristito dal male, vogliamo portare la gioia donando un sorriso a chiunque. Tante briciole, un solo pane, tanti cuori, un solo amore, tante voci, una sola parola, Gesù, 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 Gesù. Restiamo semplici e piccoli, di senape come un granello. Maria ci aiuti a cantare, passando in mezzo al dolore. Tante briciole, un solo pane, tanti cuori, un solo amore, tante voci, una sola parola, Gesù, 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 Gesù. Spegniamo l'orgoglio del mondo con un umile gesto di pace, tendiamo la mano ai fratelli dicendo soltanto ti amo. Tante briciole, un solo pane, tanti cuori, un solo amore, tante voci, una sola parola, Gesù, 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 Gesù. Ecco, adesso leggiamo il Vangelo di oggi. Dal libro dei Proverbi 3:27-34. Figlio mio, non negare un bene a chi ne ha il diritto, se hai la possibilità di farlo. Non dire al tuo prossimo, va, ripassa, te lo darò domani, se tu possiedi ciò che ti chiede. Non tramare il male contro il tuo prossimo, mentre egli dimora fiducioso presso di te. Non litigare senza motivo con nessuno, se non ti ha fatto nulla di male. Non invidiare l'uomo violento, e non irritarti per tutti i suoi successi, perché il Signore ha in orrore il perverso, mentre la sua amicizia è per i giusti. La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedice la dimora dei giusti, dei beffardi egli si fa beffe, e agli umili concede la sua benevolenza.
Dal Vangelo secondo Luca 8, 16, 18. In quel tempo Gesù disse alla folla: nessuno accede alla lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra vede la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Testimonianza: una delle peculiarità degli atteggiamenti cristiani, un cristiano che porta questa luce deve farla vedere, perché lui è un testimone. Quando un cristiano preferisce non far vedere la luce di Dio, non preferisce, ma preferisce le proprie tenebre, esse entrano nel suo cuore perché ha paura della luce, e gli idoli che sono nelle tenebre gli piacciono di più. Allora gli manca qualcosa che non è vero cristiano. La testimonianza: un cristiano è un testimone di Cristo Gesù, luce di Dio, e deve mettere quella luce sul candelabro della sua vita. Ecco, quindi adesso facciamo l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria. Vergine di Fatima, madre di misericordia, regina del cielo e della terra, rifugio di peccatori, noi, aderendo al movimento mariano, ci consacriamo in modo specialissimo al tuo cuore immacolato. Con questo atto di consacrazione intendiamo vivere con te e per mezzo di te tutti gli impegni assunti con la nostra consacrazione battesimale. Ci impegniamo altresì ad operare in noi quell'interiore conversione tanto richiesta dal Vangelo, che ci distacchi da ogni attaccamento a noi stessi e ai facili compromessi col mondo, per essere come te solo disponibile a fare sempre la volontà del Padre. E mentre intendiamo affidare a te, Madre dolcissima e misericordiosa, la nostra esistenza e vocazione cristiana, perché tu ne disponga per i tuoi disegni di salvezza in quest'ora decisiva che grava sul mondo, ci impegniamo a viverla secondo i tuoi desideri, in particolare per quanto riguarda un rinnovato spirito di preghiera e di penitenza, la partecipazione fervorosa alla celebrazione dell'Eucaristia e l'Apostolato, la recita quotidiana del Santo Rosario ed è un austero modo di vita conforme al Vangelo, che sia a tutti di buon esempio nell'osservanza della legge di Dio, nell'esercizio delle virtù cristiane, specialmente della purezza. Ti promettiamo ancora di essere uniti al Santo Padre, alla gerarchia ed ai nostri sacerdoti, così da porre una barriera al processo di contestazione del Magistero che minaccia le fondamenta stesse della Chiesa. Sotto la tua protezione vogliamo anzi essere gli apostoli di questa oggi tanto necessaria unità di preghiera, di amore al Papa, su cui invochiamo da te una speciale protezione. Infine ti promettiamo di condurre le anime con cui veniamo a contatto in quanto ci è possibile ad una rinnovata devozione verso di te. Consapevoli che l'ateismo ha fatto naufragare nella fede un grande numero di fedeli, che la desacrazione è entrata nel Tempio Santo di Dio, che il male e il peccato sempre più dilagano nel mondo, osiamo alzare fiduciosi gli occhi a te, Madre di Gesù e Madre nostra misericordiosa e potente, ed invocare ancora oggi ed attendere da te la salvezza per tutti i tuoi figli. O clemente, o pietosa, dolce Vergine Maria. Adesso l'Immacolato Cuore di Maria. È una canzone. Immacolato cuore di Maria, Immacolato cuore di Maria, sei luce via, sei luce via, sei luce via ai tuoi figli qua giù, sei luce via, sei luce via, sei luce via ai tuoi figli qua giù. I sacerdoti a te consacrati, i sacerdoti a te consacrati, guarda con amore, stringili al tuo cuore, falli somiglianti al tuo figlio Gesù. Guarda con amore, stringili al tuo cuore, falli somiglianti al tuo figlio Gesù. I fedeli a te consacrati, i fedeli a te consacrati, raduna in tua schiera, preparata a battaglia, perché trionfi presto l'immacolato tuo cuor. Raduna in tua schiera, preparata a battaglia, perché trionfi presto l'immacolato tuo cuor. Quando
verrà la nostra ultima ora, quando verrà la nostra ultima ora, vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare a portarci in ciel, vieni non tardare, vieni non tardare, vieni non tardare a portarci in ciel. La benedizione di Gesù scenda su di noi per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, del Patriarca Giuseppe, dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, dei Santi e Santi del Paradiso, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Adesso mangio la mortadella, mangio prima la pasta, i fusilli, poi la mortadella e poi una crostata. E per guardarmi che mangio, vai su Twitch e digiti Matteo Montesi Official. Ciao!